Infarm S.p.A. Operiamo per migliorare la pubblica amministrazione e offrire un servizio sempre più moderno ai cittadini italiani. Con passione e professionalità ci occupiamo di consulenza e formazione per le amministrazioni pubbliche e concorsi pubblici. In un anno, dopo il blocco della pandemia, abbiamo organizzato 119 concorsi, gestendo 1.200.000 candidature per oltre 38.000 posti. Supportiamo le amministrazioni anche con progetti di consulenza in ambito di formazione, performance, semplificazione, innovazione tecnologica, comunicazione. Da quasi 60 anni, Form S.p.A. accompagna l'Italia nel proprio futuro. Rafforziamo la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni per fornire a cittadini e imprese servizi più snelli ed efficienti. Negli ultimi 3 anni, il volume di attività dell'Istituto è quasi triplicato. Grazie all'impulso del Dipartimento della Funzione Pubblica, Form S.p.A. continua a crescere e sarà il principale strumento al servizio del Paese per realizzare le grandi sfide della trasformazione digitale, amministrativa e ambientale. Su tutto il territorio siamo al fianco delle pubbliche amministrazioni, a sostegno del cambiamento. Form S.p.A. sempre un passo avanti. Buongiorno a tutti, io sono Domenico Bonaventura della Direzione Comunicazione Istituzionale e Relazioni con l'IPA di Form S.p.A. e vi do il benvenuto al webinar Aree Interne Istruzioni per l'Uso, il secondo dei 4 appuntamenti che Form S.p.A. ha inteso organizzare per approfondire i temi e i contenuti del rapporto Form S.p.A. 2022 che è stato presentato lo scorso 2 febbraio presso la sede dell'Associazione della Stampa Estera dai vertici del nostro istituto. Oggi dunque al centro ci sarà il tema delle aree interne ammesse alla SNAI, cioè alla Strategia Nazionale delle Aree Interne. Sono oggi 72 aree in tutto il paese per un totale di circa 2 milioni di cittadini coinvolti. E, abbiamo oggi un parterre de roi perché a parlare di questo argomento così discusso ormai da anni ci sarà innanzitutto Clelia Fusco, che è responsabile di Form S.p.A. del progetto Strategia Nazionale Aree Interne e i nuovi assetti istituzionali. A seguire Giovanni Xilo, consulente di Form S.p.A. ed esperto di associazionismo intercomunale, Pietro Macaluso, presidente dell'Unione dei Comuni delle Madonie, e Alessandro Ficile, coordinatore tecnico dell'area interna delle Madonie, e Caterina Brancaleoni, che è responsabile del settore coordinamento delle politiche europee, programmazione, riordino istituzionale, sviluppo territoriale e partecipazione della regione Emilia-Romagna. Andiamo subito quindi al cuore del problema con la relazione di Clelia Fusco, che ci illustrerà proprio le dinamiche e i pilastri che sono alla base della Strategia Nazionale delle Aree Interne e dell'operato di Form S.p.A. sul tema. Buongiorno a tutti, grazie Domenico. Sì, oggi cercherò di condensare in pochi minuti il lavoro di quasi 6 anni, diciamo, che abbiamo fatto come Form S.p.A. nell'ambito della Strategia Nazionale delle Aree Interne. Prima di parlare però in maniera, diciamo, specifica, do ancora qualche indicazione sulla SNAI, sulle aree interne. Sicuramente sono cose che abbiamo già sentite, ma mi servono anche per inquadrare il nostro percorso. La SNAI nasce come politica pubblica territoriale nel 2013, è stata avviata a carattere, diciamo, sperimentale, ma poi è diventata strutturale nel nuovo periodo di programmazione e sicuramente ha avuto il pregio di accendere, diciamo, l'attenzione di tutti sul problema, appunto, delle aree marginali. Nasce come periodo per contrastare lo spopolamento che interessa le aree di tutta Italia da nord a sud, e i quali sono i comuni interni, ve lo ricordo, sono i comuni lontani dai centri essenziali di servizi e quindi dalla salute, dall'istruzione, della mobilità.
è basata appunto su un modello che parte dal territorio, da quelle che sono le esperienze, i fabbisogni, le esigenze dei territori per costruire progetti di sviluppo e di riorganizzazione dei servizi essenziali. E i comuni di ciascuna ogni area deve lavorare assieme agli altri per organizzare meglio, diciamo, i propri servizi, i propri modelli di governance, per erogare servizi ai cittadini e i sindaci diventano quindi il punto di riferimento. E se è proprio quest'ultimo punto su cui si è concentrata l'attività di Fornix SPA e del progetto che ho avuto il piacere e l'onore, insomma, di portare avanti. Abbiamo detto che nasce la SNAI come politica sperimentale e quindi, diciamo, le prime aree che hanno sperimentato questo percorso sono state 72 per 1060 comuni, aree che nella loro omogeneità di aree interne sono comunque molto diverse tra di loro e hanno caratteristiche, diciamo, differenti. Soltanto per dare appunto qualche dato, Domenico già l'ha detto, 1060 comuni, circa 2 milioni di abitanti, ma considerate che di queste 72 aree interne circa il 93% dei comuni è al di sotto dei 5.000 abitanti e oltre il 40, circa il 48% stiamo parlando di comuni al di sotto dei 1.000 abitanti, quindi di realtà molto particolari, però quelle proprio effettivamente più vicine ai cittadini. Bene, che cosa ha fatto Formez PA? Formez è entrato in campo nel 2016 con un progetto finanziato nell'ambito del PON Governance 2014-2020 dal Dipartimento della Funzione Pubblica, che quindi ha preso in carico il tema dei piccoli comuni, delle aree marginali. Ed è un progetto appunto a supporto del Dipartimento delle Politiche della Coesione, del Comitato Tecnico di Aree Interne, che il Dipartimento della Coesione appunto coordina, ma soprattutto delle aree e dei comuni selezionati. È un progetto che terminerà a luglio del 2023. Abbiamo quindi ancora qualche mese davanti, diciamo, di lavoro. Ci fermiamo con la programmazione. Ritorniamo appunto sul tema di Formez. Che cosa ha fatto Formez? Formez si è concentrato sull'accompagnamento ai comuni nella costruzione di coalizioni per la migliore gestione dei servizi, quindi la gestione associata dei servizi che era considerata appunto un prerequisito per ottenere finanziamenti. Perché questo? Perché è funzionale, diciamo, il lavorare assieme, la cooperazione, al raggiungimento del risultato di lungo periodo degli interventi finanziati dalla strategia. Quindi le parole associazionismo, governance, riorganizzazione territoriale, sistemi territoriali permanenti sono appunto le nostre parole chiavi e quelle che hanno guidato tutto il nostro percorso. Abbiamo fatto tantissime attività in questi anni, veramente tante, con delle task force territoriali e su tutte le 72 aree che sono distribuite su tutto il territorio nazionale. Abbiamo accompagnato le aree a capire quali potevano essere le migliori scelte associative, come appunto convincere i cittadini, ma anche i sindaci a costruire questi sistemi intercomunali, quali fossero appunto le esigenze da soddisfare, in un rapporto molto stretto tra appunto con sindaci, ma anche con le regioni coinvolte e con un coordinamento molto forte da parte appunto del Dipartimento delle Politiche della Coesione. E questo ci ha fatto capire quanto sia importante proprio il lavorare assieme a tutti i livelli, in una governance molto livello, soprattutto in territori così fragili. Siamo stati appunto sul campo moltissimi, ci ha fermato soltanto la pandemia, anzi diciamo che ci ha fermato soltanto in parte e durante queste attività sul campo abbiamo appunto avuto modo di incontrare tutte le tantissime amministrazioni, due delle quali oggi ho qui appunto il piacere e l'onore, diciamo, di avere come relatori a questo incontro, una delle Madonie che proprio abbiamo visto accompagnato nel proprio percorso di crescita, ricordo appunto i primi incontri che abbiamo fatto con i sindaci quando c'era anche abbastanza diffidenza nell'intraprendere un percorso, diciamo, associativo. E poi la Regione Emilia-Romagna, che sicuramente è un punto di riferimento per tutto il tema delle coalizioni territoriali. Abbiamo fatto un'esperienza molto interessante con l'Appennino Emiliano, con un laboratorio di empowerment dei comuni coinvolti, per capire come migliorare le fasi di attuazione, ma anche come guardare alla nuova programmazione e quindi alla nuova strategia d'area.
Tutte le attività che abbiamo diciamo, realizzato, le abbiamo in qualche modo riassunte in un primo volume che abbiamo pubblicato all'inizio del 2020, in cui abbiamo raccolto le esperienze e comunque concentrato su quello del percorso per la gestione associata dei servizi, cioè le scelte fatte dalle aree interne e i motivi, i fattori di condizionamento positivi e negativi che hanno diciamo, orientato le scelte dei comuni. Con la pandemia, ci siamo invece concentrati, su un'attività, diciamo, di monitoraggio, in realtà, fatta questa appunto online, perché purtroppo non siamo potuti andare sul territorio per molto tempo, ma un'attività che ha interessato tutte le prime aree interne di tutte le regioni, anche qualche ulteriore secondaria, complessivamente 27 aree, perché ci siamo chiesti ad un certo punto come le coalizioni che i territori avevano messo in campo, avevano diciamo, dato supporto effettivamente alla fase di attuazione. Quindi abbiamo incontrato le aree che erano già in fase di attuazione almeno da un anno per capire come si erano organizzati. Quindi abbiamo analizzato, organizzato non soltanto quello che era il tema diciamo, della gestione associata, ma anche il modello di governance, quindi i tavoli tecnici, i tavoli istituzionali, delle assistenze tecniche e tutti i soggetti attuatori coinvolti. Anche queste riflessioni le abbiamo raccolte in un primo breve report pubblicato ad aprile del 2021 e poi siamo in fase, diciamo, di pubblicazione di un secondo report più ampio, più approfondito sui temi che abbiamo appunto analizzato, vuol dire l'evoluzione del sistema degli accordi associativi, l'organizzazione appunto delle aree per la gestione della fase attuativa e il rafforzamento della capacità dei comuni di programmare e attuare le strategie. Ci rimane ancora qualche mese di lavoro davanti, vi dicevo. Che cosa abbiamo fatto nell'ultimo periodo e che cosa ci aspetta? Nell'ultimo periodo abbiamo accompagnato, supportato il Comitato Tecnico, il Dipartimento delle Politiche di Coesione nella fase di selezione delle nuove aree. Sono state selezionate 56 aree con ulteriori 764 comuni coinvolti in una intensa attività di confronto con le regioni, perché appunto ancora una volta causa pandemia, diciamo, non è stato possibile attivare l'attività sul campo come nella prima fase. Abbiamo fatto comunque un'attenta analisi di tutte quelle che sono le caratteristiche di queste aree proposte, naturalmente focalizzandoci anche molto sul tema dell'associazionismo, che è quello che ci ha caratterizzato. E adesso su questi temi andremo avanti negli ultimi mesi di lavoro che ci aspettano. Grazie. Grazie Clelia, grazie a Clelia Fusco. Ha parlato ovviamente Clelia di diversi temi e diversi concetti, tra cui ad esempio l'ultimo richiamato, quello dell'associazionismo, ma anche il lavoro a stretto contatto, richiamato invece in testa al suo intervento con le amministrazioni locali e con i sindaci. Io a questo proposito chiederei, introducendo Giovanni Xilo, che è un esperto proprio di associazionismo e fa parte appunto del gruppo di lavoro di Formez PA, chiederei proprio quali sono, come è stato strutturato il lavoro di Formez PA e su quali pilastri, su quali concetti di base e soprattutto poi anche come si è evoluto, come si è modificato con l'andare del tempo. Buongiorno a tutti, Giovanni Xilo, Formez PA, ho fatto parte della squadra capitanata dalla dottoressa Fusco che vi ha presentato il progetto di accompagnamento alle aree interne per sviluppare forme. Il nostro lavoro nelle 72 aree si è sviluppato in tre fasi. Una prima fase realizzata on-site, dove abbiamo ricostruito per ogni area le condizioni di partenza, la numerosità dei comuni, le loro dimensioni, le caratteristiche principali, con una particolare attenzione alla capacità teorica e pratica che questi comuni avevano di poter gestire in autonomia i servizi pubblici locali titolati dei comuni e in particolar modo quali potevano essere le azioni di rafforzamento. A questa analisi abbiamo accompagnato un'altra analisi ancora più approfondita relativa alla storia dell'associazionismo nelle 72 aree e quindi alla presenza o meno
di forme associative strutturate, unioni, comunità montane e altre forme associative a seconda delle diverse regioni di appartenenza delle aree e alla consistenza, cioè alla effettiva operatività di queste associazioni intercomunali, unioni di comuni e comunità montane, ovvero che cosa facevano, quali deleghe avevano avuto dai comuni, quanta storia e quanto potevano quindi rappresentare una soluzione presente sul territorio per poter supportare il processo di rafforzamento tramite l'associazionismo. A questa prima fase di pre-analisi, di analisi, di costruzione un po' del campo, veniva poi restituita con una seconda fase dove ci presentavamo nelle aree, illustravamo la ratio, la logica, i valori in campo per quanto riguardava l'associazionismo, l'utilità di un sviluppo parallelo allo sviluppo della strategia d'area, di una strategia di rafforzamento e di cooperazione permanente, così come indicata dalla strategia nazionale, com'era la situazione in essere, così come l'avevamo vista, e a quel punto con loro condividevamo una diagnosi e le possibili alternative associative, ovvero quale forma, unione, convenzione o accordi fra forme associative diverse presenti sul territorio, piuttosto che altre soluzioni ancora. In alcuni casi abbiamo supportato le aree a rafforzare forme associative esistenti, in altre le aree hanno i sindaci e i comuni, dei comuni hanno deciso di sviluppare nuove forme associative, in altre realtà è stato come nelle Madonie, per esempio, l'intervento che abbiamo supportato è stato deciso dai sindaci come di riordino complessivo dell'associazionismo territoriale, che era un associazionismo presente ma anche molto debole perché molto piccolo e molto frammentato. Per dare poi origine, ve lo diranno i relatori dopo di me, a una grande realtà associativa del Sud Italia. Nella terza fase, noi, una volta prese le decisioni, cioè deciso qual era il percorso che i comuni avevano deciso di seguire per associare funzioni e servizi e per rafforzare complessivamente la loro capacità amministrativa, li abbiamo supportati nella realizzazione del progetto che avevano deciso di attivare. Quindi ci siamo concentrati sugli atti deliberativi, sulle convenzioni, sulle condizioni di partenza, sulle start-up, sul personale da coinvolgere, sul percorso di approvazione, della soluzione associativa. In alcuni casi, ci hanno anche chiesto di intervenire a supporto dei processi decisionali dei consigli comunali, quindi siamo stati coinvolti anche nell'ambito non solo delle assemblee dei sindaci, ma anche delle assemblee degli assessori, piuttosto che appunto dei consiglieri comunali. Nell'ultima fase abbiamo verificato e supportato le aree nell'assolvimento di quello che era quanto previsto dalla strategia nazionale per rendere conto del processo associativo sviluppato. La metodologia era una metodologia di start-up, di analisi e di intervento comune a livello nazionale, costruita da uno staff che Formez ha selezionato andando a cercare esperti gestione dei servizi pubblici locali ed esperti di associazionismo intercomunale, quindi tecnici che avevano già lavorato sui processi di associazione e o avevano già lavorato su processi di riorganizzazione e di sviluppo dei servizi locali, formando delle squadre territoriali che sulla base di un impianto comune, anche di una base dati informativa sulle diverse soluzioni, sulle diverse problematiche, funzione per funzione, servizio per servizio, in realtà hanno adattato il loro intervento concordando con ogni singola area cosa fare, come farlo, quando farlo e con quali esiti, cioè un'attività di accompagnamento che sì è stata costruita sul modello di azione comune, ma che è stata poi adattata territorio per territorio, storia territoriale per storia territoriale, essendo da questo punto di vista l'Italia una rappresentazione molto colorata e molto diversa, soprattutto in termini di esperienze di associative tra comuni, tra piccoli comuni. Il valore aggiunto, i punti di forza
di questo processo sono stati probabilmente tre. Intanto la competenza della squadra individuata da Formez. Mediamente parliamo di persone che conoscevano molto bene le problematiche dal punto di vista dei sindaci, degli amministratori, dei segretari, dei tecnici funzionari incaricati poi di realizzare i processi associativi deliberati dalle amministrazioni. Il secondo, a fronte di un impianto nazionale, però una capacità di adattamento nei tempi e nei modi, per concordare dei piani di azione realmente sostenibili da parte delle amministrazioni territoriali e in sinergia, peraltro, con le strategie regionali, cioè con i piani di riordino territoriale stabiliti a livello regionale, che erano stati uno degli oggetti principali di studio e di lavoro in ogni regione da parte dello staff del Formez. E il terzo, un'attenzione particolare che nel corso del tempo si è sviluppata anche sulla base dell'esperienza, non solo al tema servizi da associare, ma anche al tema governance complessiva del processo associativo, governance complessiva del processo di gestione poi successiva alla deliberazione sulla strategia da parte delle amministrazioni coinvolte. Quindi un'attenzione particolare alla costituzione e alla costruzione di accordi istituzionali che permettessero poi ai comuni e ai sindaci di avere non solo servizi associati, ma anche un impianto organizzativo e gestionale a supporto della fase più difficile, più critica della strategia, che poi è quella dell'attuazione. Il risultato, come noto, è stato, oltre a lo sviluppo di nuovi servizi o il rafforzamento di forme associative esistenti, è stato anche quello della costruzione di sistemi di gestione del progetti così complessi come quelli di una strategia d'area su tutte le aree dove ci hanno chiesto di poter intervenire. Io avrei finito. Grazie, grazie al dottor Giovanni Xilo, che ha tratteggiato un po' appunto, i tratti salienti, ha scattato un'istantanea di quello che è stato il lavoro e l'attività, di Formez, che, come dire, unito anche alla relazione di Clelia Fusco, forniscono un quadro completo del lavoro del nostro istituto, sulle 72 aree, in giro appunto per l'Italia, come ha ricordato proprio Clelia Fusco, poco fa. A questo punto andiamo diciamo così, dal generale al particolare, perché ci addentriamo un po' in quello che è il caso specifico, in questo caso quello delle Madonie, e introduciamo il presidente dell'Unione delle Madonie, Pietro Macaluso, al quale vorrei chiedere in maniera un po' generica, ma anche per alcuni versi specifica, qual è stato il modo con cui proprio il territorio, inteso come amministratori locali, ovviamente, ha vissuto questa innovazione che è proprio quella della SNAI, e qual è il valore aggiunto che questa innovazione ha portato? Quindi c'è un nuovo modello di governance, c'è un nuovo concetto di governo del territorio che deve essere fatto proprio, innanzitutto proprio dagli amministratori locali. Prego la parola a Pietro Macaluso, a cui chiedo di attivare ovviamente microfono e webcam. Grazie. Buongiorno, credo di aver già attivato pure la webcam e il microfono. Buongiorno e grazie per l'opportunità di portare anche a voi questa esperienza della realtà delle Madonie, che dal momento in cui è stata scelta come area interna, come area prototipale per quanto riguarda la Regione Sicilia, si è attivata con tutti gli amministratori locali per cercare di trovare quella forma associativa che, come si diceva poco fa, ci ha portato a costituire una, credo, delle più grandi unioni d'Italia. E questa è stata la vera sfida che noi abbiamo raccolto nel momento in cui abbiamo iniziato il percorso delle aree interne.
Potevamo, come si sa, creare altre forme di associazione o delle convenzioni. Invece noi, come amministratori locali di tutti i comuni del territorio Madunita, abbiamo ritenuto che bisognava, come dire, fare un passo avanti e sfruttare al massimo l'opportunità che ci veniva data per quello che riguarda le aree interne e cercare di mettere insieme non la somma di tante amministrazioni, ma dare vita a una istituzione comune che è l'Unione appunto Madunie. È stato un percorso abbastanza inizialmente travagliato perché nella realtà delle Madunie sostanzialmente in Sicilia non si potevano costituire nuove unioni e allora la scelta che abbiamo fatto è quella di dall'Unione delle Petralie dell'Imera Salso che era costituita da quattro comuni si è sostanzialmente arrivati a coinvolgere gli altri comuni che avevano già in loro delle altre unioni dei comuni e sostanzialmente hanno sciolto le proprie unioni, si sono sciolte ben quattro unioni dei comuni e questi comuni singolarmente poi sono confluiti all'interno dell'Unione Madunie. Questo per noi credo sia stata una bella sfida che abbiamo raccolto e che abbiamo portato avanti. Tutto questo naturalmente non è stato solo rose e fiori, qualche difficoltà anche dal punto di vista delle comunità c'è stata, anche non voglio sminuire l'aspetto dei rapporti inizialmente anche dal punto di vista istituzionale anche all'esterno. Però questa sfida gradualmente e ad oggi ci ha dato la possibilità di essere molto più uniti, molto più sinergici per affrontare non soltanto le tematiche inerenti alle aree interne, ma per affrontare anche altre tematiche che coinvolgono e interessano l'intero territorio delle Madunie. E devo dire, come modello è stato visto di ben grado anche dal punto di vista politico regionale, al punto che l'attuale Unione, l'attuale modello di unione che noi abbiamo messo in campo ci ha portato a che la nostra area interna, l'area interna delle Madunie, che attualmente è costituita da 21 comuni, nella nuova programmazione è stata proposta come unione allargata o come area interna da allargare ad altri 5 comuni. Quindi diventa un'area interna diventerà breve, un'area interna con 26 comuni. Anche in questo caso il principio che abbiamo condiviso assieme con anche i nuovi comuni, i nuovi sindaci che si sono approcciati alla nostra realtà, sono territorialmente naturalmente confinanti, si trovano accanto a noi, ma che vivevano questa esperienza guardandoci dall'esterno, oggi l'obiettivo appunto è quello di poter far confluire questi comuni e poter sostanzialmente essere una base ancora molto più forte anche dal punto di vista, potrei dire, istituzionale nelle interlocuzioni con i vari livelli sovraccomunali che abbiamo, nonché quella di diventare organismo intermedio fondamentale per quello che riguarda la gestione dei fonti che arriveranno all'area interna e quindi far sì che ciò che naturalmente oggi viene pensato nella nuova strategia possa nel prossimo futuro poi essere da noi gestito e attuato con tempi molto più celeri e molto più certi. Quindi l'esperienza che noi abbiamo vissuto è un'esperienza che ritengo essere piuttosto soddisfacente anche grazie alla collaborazione che abbiamo avuto anche dal Formis, ma non solo, e credo che noi sostanzialmente oggi ci riteniamo di essere una comunità che si presenta sia ai nostri cittadini come una comunità unita, come una comunità che ha, come dire, non soltanto esistono ancora, attenzione, i piccoli campanili dei singoli comuni, ma si è potuto percepire ancora di più, anche appunto nell'ambito delle singole comunità, l'idea di appartenere a un territorio più vasto che appunto è il territorio delle Madonie, piuttosto che appartenere alla singola comunità, al singolo campanile, al singolo comune. Questo naturalmente è un vantaggio ed è un vantaggio che
Stiamo cercando e gradualmente si sta percependo anche da parte del governo regionale, per dirne uno, ma anche per quello che riguarda, nel caso specifico della città metropolitana di Palermo, proprio per poter dire che siamo un soggetto che fondamentalmente rappresenta un'area, un territorio omogeneo. È un'area, un territorio che ha voglia di, come dire, riscattarsi, rilanciarsi e di invertire, per così come sono state pensate le Avendarme, la politica dello spopolamento. Per cui, da questo punto di vista, ritengo che la nostra è un'esperienza che io valuto assolutamente positiva, che può essere migliorata, deve essere migliorata, naturalmente, perché nessuno si può definire di essere perfetto, però che certamente in questi anni dei grossi passi avanti ha fatto e che fondamentalmente si presenta come area omogenea, sinergica ed efficace nel portare avanti la strategia. Grazie a Pietro Macaluso, presidente dell'Unione delle Madonie, che ha rimarcato, a cui chiederei di, grazie, sì, di silenziare il microfono, grazie, che ha rimarcato come insomma ci siano stati momenti di difficoltà, soprattutto iniziali, dovuti proprio a un passaggio da una governance a un'altra. Mettersi insieme fa sempre, diciamo così, porta sempre qualche difficoltà da questo punto di vista, ma che ritiene molto più che soddisfacente l'esperienza, e lo ringraziamo anche per la soddisfazione che dà a noi di Formez, in questo caso al gruppo di lavoro coordinato da Clelia Fusco, proprio per essere stati supporto valido in questo passaggio di governance. Chiaramente il rapporto tra sindaci, cittadini, portatori di interessi non è mai cosa banale. E a questo punto io introdurrei invece Alessandro Ficile, che è coordinatore dell'area interna delle Madonie, proprio partendo da questi concetti appena enunciati. Volevo giusto un attimo ricordare che l'Unione delle Madonie nasce nel 2017 dallo scioglimento di unioni dei comuni preesistenti, insomma, proprio come dire, per rispondere alla chiamata della SNAI, se così possiamo dire. Quanto volevo capire da Alessandro Ficile, quanto questo passaggio in realtà è stato incidente, è stato impattante sull'attuazione della strategia d'area e sullo sviluppo in realtà economico e sociale del tessuto del territorio. Buongiorno, grazie per l'invito. Il passaggio è stato fondamentale nel momento in cui all'Unione dei Comuni, come soggetto attuatore, non solo coordinatore, quindi non è solo l'ente che ha redatto la strategia, ovviamente unitariamente ai comuni, agli stakeholder coinvolti, ma poi è l'ente che ha guidato tutti i processi attuativi. E spesso ne è diventato soggetto attuatore in prima parte, gestendo attraverso la centrale unica di committenza le gare, le procedure, avviando tutti gli adempimenti necessari amministrativi per poter pervenire all'approvazione dei progetti, alla redazione degli stessi, all'attivazione della conferenza servizi, quindi guidando e coordinando l'intero ciclo. Dalla pianificazione alla programmazione, alla gestione, attuazione e a rendicontazione e monitoraggio. Diciamo, questo ha consentito e consente all'Unione di poter avere un ruolo estremamente operativo, impattante, in tal senso nel processo di riaggregazione e di riorganizzazione dei livelli di governance presenti ante SNAI. Sul territorio l'Unione ha svolto un ruolo fondamentale. Questa visione, questa capacitazione di poter innescare un meccanismo di sviluppo e un meccanismo di autoriorganizzazione dei livelli degli assetti tecnici amministrativi è stata la condizione abilitante, oserei dire, per poter raccogliere i risultati che stiamo raccogliendo. Mi spiego meglio. Noi siamo, come area interna in Sicilia, siamo state l'unica area interna ad aver accettato questa sfida e aver raccolto al massimo delle potenzialità disponibili, ovvero attraverso
la creazione di un sistema intercomunale permanente, qual è appunto l'Unione dei Comuni. Altre aree che hanno scelto formule più leggere, qual è appunto quella della Convenzione, a sensi del 267 del 2000, oggi stanno avendo, oggi intendo l'intero percorso attuativo, stanno avendo molte più difficoltà delle nostre. Quindi in un raffronto a distanza tra noi e le altre, abbiamo toccato con mano e abbiamo fatto toccare anche con mano, senza ovviamente come dire, intervenire con azioni di parallelismo che potessero rappresentare anche forme di disparità tra noi e le altre aree, ma abbiamo fatto toccare con mano anche a quelli che erano più diffidenti, come l'avere scelto la forma dell'Unione e avere posto in capo all'Unione tutta una serie di funzioni e di servizi rispondenti a quelli che erano i processi che con l'elaborazione del documento di strategia volevamo intercettare dal riuscire a diventare sempre più autosufficiente sotto il profilo energetico, all'attivazione di processi di poligenerazione diffusa, alla possibilità di poter intervenire su ambiti quali i servizi essenziali, dalla scuola, alla riorganizzazione del capitale territoriale, all'offerta formativa, tutta una serie di elementi, di concetti che, sui quali abbiamo potuto intervenire attivamente, siamo potuti intervenire attivamente, grazie al fatto appunto che avevamo una delega piena da parte dei comuni e eravamo stati individuati come soggetto attuatore. Per dare una rappresentazione plastica di quanto questo nuovo livello organizzativo ha consentito di incidere e di determinare effetti positivi, un esempio che voglio raccogliere e prospettare è quello legato alla viabilità. Voi sapete che sulle aree interne, a qualsiasi latitudine e longitudine esse siano collegate, il tema della viabilità è il tema in assoluto della marginalità, e quindi affrontare il tema della viabilità, dell'accessibilità diventa fondamentale. Bene, il livello di maturazione che l'Unione è riuscita a portare avanti in questi mesi, in questi anni, ha consentito di sedersi alla pari con la città metropolitana di Palermo e convincerli sul fatto che diventava molto più efficace, diventava molto più funzionale, visto anche le criticità legate agli assetti organizzativi della città metropolitana, ex province, avevano acquisito nel tempo, sostituirci direttamente alla città metropolitana. Bene, l'Unione dei Comuni oggi ha avviato un percorso di sostituzione concordata, concertata, condivisa con la città metropolitana, al punto che la città metropolitana ci ha delegato a intervenire in maniera completa, dalla culla alla bara, su tutto quelli che sono una serie di interventi progettuali su assi viari serventi rispetto all'area interna. Io credo che questo possa essere un elemento appunto plastico di grande concretezza che possa rappresentare la cifra della maturità raggiunta e, come diceva il Presidente dell'Unione, Pietro Macaluso, di un percorso in progress che ci ha portato a candidarci come organismo intermedio. Quindi il limite su questo aspetto chiudo, il limite che noi continuiamo a registrare rispetto all'avanzamento ottenuto è che, nonostante questa capacità di riorganizzazione del territorio, l'interlocuzione con i livelli regionali, con i dipartimenti regionali che intervengono nelle fasi decisionali ascendenti e discendenti, e l'attuazione del documento di strategia continuano ad essere ancora fragili, e quindi noi vogliamo, da questo punto di vista, ci stiamo organizzando per riuscire ad essere certificati come organismo intermedio, quindi avere la piena titolarità delle azioni che andranno a comporre la strategia 2030. Grazie mille, grazie ad Alessandro Ficino, coordinatore tecnico dell'area interna delle Madonie.
Adesso saliamo, diciamo così, di livello istituzionale, nel senso che andiamo al livello regionale, perché sappiamo che alle regioni spetta il compito, diciamo, di sovrintendere alla scelta, alla selezione delle aree, al coordinamento e diciamo, si pongono come ente attuatore della strategia nazionale alle interne. L'Emilia-Romagna, che qui è rappresentata oggi dalla dottoressa Caterina Brancaleoni, è quella che si può definire una best practice da questo punto di vista, quindi una buona pratica, un caso che meriterebbe replicabilità, diciamo così, nelle altre regioni d'Italia. Dalla dottoressa Brancaleoni, che ricordiamo è responsabile del settore del coordinamento delle politiche europee, della programmazione, dell'aiuto istituzionale, dello sviluppo territoriale e della partecipazione della regione Emilia-Romagna, e che è l'ultimo intervento di oggi. A proposito, volevo ricordare a chi ci sta seguendo che chiaramente se hanno domande non hanno che da scriverle, cercheremo di rispondere poi al termine delle relazioni. Dicevo, la dottoressa Brancaleoni, volevo chiedere, insomma, qual è il valore aggiunto, quali riflessi, insomma, la gestione associata della SNAI ha sul lavoro dell'amministrazione regionale e quali aspetti di tutto ciò possono, secondo lei, essere migliorabili. Grazie. Grazie Domenico, buongiorno a tutti. Io cercherò insomma di fare una carrellata veloce e mettere un pochino a confronto quella che è stata l'esperienza che noi abbiamo maturato nella programmazione 2014-2020 e come sulla base delle lezioni apprese abbiamo cercato e auspichiamo di aver anche migliorato, diciamo, l'approccio alle politiche territoriali subregionali, particolarmente dedicate alle aree interne. E quindi ecco da questa lettura a confronto che potremo poi provare sinteticamente a dare una risposta alle domande che hai fatto in premessa. Allora, diciamo, fondamentalmente noi abbiamo approcciato il tema delle aree interne sicuramente salutandolo con favore nel periodo 2014-2020 e per noi, pur avendo, diciamo, da un punto di vista metodologico fatto anche delle osservazioni al Comitato Tecnico Nazionale Aree Interne sulla mappatura, sull'impostazione del metodo della mappatura delle aree interne, comunque seguito ovviamente diciamo tutto il percorso metodologico dato e poi recepito dall'allora accordo di partenariato, però cercando di mettere un po' un valore aggiunto regionale su questo e quindi fare il possibile anche perché le politiche regionali si integrassero, oltre ai fondi che venivano messi a disposizione sul territorio in questione, cercare di velocizzare i meccanismi che probabilmente in quella programmazione avevano una serie di tappe, in alcuni punti forse anche un po' ripetitivi, ma anche trarre appunto un vantaggio per le politiche regionali. Ed è per questo che con la programmazione 2021-27, quindi con l'innovazione che il legislatore europeo mette con l'obiettivo di Policy 5, un'Europa più vicina ai cittadini, abbiamo voluto fare questo ulteriore salto di rafforzamento di politiche territoriali integrate. Quando siamo partiti nella programmazione precedente, siamo partiti proprio dal voler rafforzare una programmazione unitaria dei fondi europei a prescindere. Ricordo che poi all'epoca era anche considerato fondo di coesione il piano di sviluppo rurale, quindi c'era anche la dimensione della ruralità molto forte all'interno della politica di coesione. E abbiamo quindi anche lavorato e cercato anche di agganciare tutto il tema del rafforzamento amministrativo. Se vi ricordate, era la prima programmazione in cui ci veniva chiesti anche a livello di amministrazioni regionali, cosiddetti PRA, i piani di rafforzamento amministrativo, che abbiamo anche cercato di leggere anche a favore degli enti locali, quindi non solo il miglioramento dell'amministrazione regionale, ma anche dei soggetti che con l'amministrazione collaborano. Abbiamo con le altre autorità di gestione, in ottica di coordinamento fondi, definito un piano di valutazione unitario che al suo interno ha una componente che stiamo iniziando proprio ora di valutazione di impatto delle politiche territoriali e ovviamente un obiettivo di attuazione di politiche territoriali. Fondamentalmente siamo partiti da un obiettivo, quindi abbiamo detto c'è questa occasione delle aree interne. Si sposa con una serie di politiche anche settoriali dell'amministrazione regionale, noi dobbiamo cercare di aumentare il valore aggiunto che possono avere le aree interne e quindi creare più occasioni possibili anche di collegamento
non solo con le politiche regionali, ma con le altre porzioni di territorio regionali più strutturate e più forti. Quindi ci siamo inseriti in una continuità di lavoro di programmazione negoziata dell'amministrazione regionale per le politiche pubbliche. Un piano territoriale regionale che ha un disegno e definisce degli assi all'interno della nostra regione, una forte sinergia con la programmazione settoriale, e abbiamo cercato appunto di dotarci di una governance ad hoc che consentisse di fare un focus sulle politiche che riguardavano proprio le aree interne. Quindi all'interno di questa struttura, dove è fortissimo il coordinamento che viene fatto dalla direzione generale più trasversale delle cinque che abbiamo nella nostra amministrazione, l'allora Servizio Politiche Europee che coordinavo e che coordino tuttora aveva, attraverso il nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, la possibilità di fare questi coordinamenti e temi trasversali, dove le aree interne diventano una tematica territoriale oggetto di un coordinamento ad hoc. Che cosa abbiamo fatto quindi come amministrazione regionale? Abbiamo creato una sorta di SIGECO, ovviamente, che veniva richiesto non solo dall'allora delibera CIPE, ma abbiamo cercato anche di uniformare un po' di regole e allinearci anche con gli strumenti europei. Abbiamo in questo gruppo di lavoro fatto un'azione molto consistente di supporto per la definizione e il monitoraggio degli APQ di ciascuna area interna, così come abbiamo costruito un cruscotto di monitoraggio dedicato SNAI a tutti gli interventi, sia finanziati con legge di stabilità che con quelli che venivano sostenuti con i fondi europei, oltre a una info periodica a tutte le aree interne, a tutti i portavoci su quelle che erano le opportunità di bandi o di altre occasioni sul territorio. Quali sono le contaminazioni di questa esperienza? Ne abbiamo diverse, io qui ne cito alcune. Intanto abbiamo costruito una proposta di progetto oggi in fase di valutazione al nuovo programma MED con l'Università di Parma per un ragionamento proprio di innovazione delle aree interne a partire dalle risorse naturali. Abbiamo fatto sì che i numerosi bandi, non solo quelli dei fondi europei, venissero considerate quindi nelle altre politiche settoriali delle priorità o degli incentivi alle proposte che venivano dai comuni o dalle unioni di comuni che erano nelle aree interne. Abbiamo sviluppato un progetto con Ocse di Gregio sul tema del civic engagement nella nostra prima area pilota. Il PRIT ha il nostro piano regionale per i trasporti e ha una sezione che è stata dedicata ad hoc alla mobilità delle aree interne, grazie alla loro partecipazione a questo gruppo di lavoro, così come nella giunta successiva l'assessorato montagna ha avuto anche il nome delle aree interne, quindi c'è una scelta precisa della giunta di voler lavorare sulle aree interne. Abbiamo fatto dei laboratori STEM con la nostra agenda digitale regionale, poi un nome pittoresco, però si è costituita anche questa scuola di specializzazione chiamata Alfonsa, che è una scuola nata con fondi FSE proprio per fare delle attività di studio, delle ricerche ad hoc sul tema della montagna. Che cosa abbiamo ereditato e cosa portiamo nella programmazione 21-27 cercando di fare ulteriori passi in avanti? Beh, innanzitutto non ci sono solo le aree interne nella programmazione dei nostri programmi regionali FESR e FS Plus, ma ci sono anche le aree urbane e tra le due ci devono essere dei collegamenti. Per lavorare sull'obiettivo di Policy 5, quindi sull'obiettivo strategico 5.2 finalizzato a quelle che noi chiamiamo STAMI, strategie territoriali per le aree montane interne, che ricomprendono quindi anche le strategie che sono state candidate ed ammesse anche al finanziamento con legge di stabilità nell'ambito della nuova SNAI. Abbiamo fatto l'istruttoria col DIPCOE sulla base della nuova mappatura ISTAT e poi abbiamo candidato le aree che sono state presentate nei programmi. Tutto questo incardinandolo nei nostri strumenti di programmazione, quindi a partire dal Patto per il lavoro e per il clima è stato fatto un documento strategico regionale che ha orientato a queste politiche territoriali l'utilizzo dei fondi della politica di coesione, del fondo sviluppo coesione e anche altre risorse disponibili. Quindi ATUS sono gli strumenti su cui noi lavoriamo alla scala urbana, le agende trasformative urbane per lo sviluppo sostenibile e, come dicevo, le STAMI per le aree interne. Come lavoriamo per le aree interne?
con diciamo tre livelli. Ci possono essere appunto riconoscimenti specifici, ad esempio nei bandi o in alcune policy dirette, dei bandi targetizzati, quindi bandi ad esempio esclusivi solo per le aree montane, anche se noi abbiamo anche un'area interna nella foce del Po, e appunto le STAMI, che quindi sono forme di programmazione negoziata ed integrata. Partiamo dall'obiettivo ovviamente di contrastare gli squilibri territoriali e demografici nelle STAMI, ma soprattutto anche rafforzare la governance alla scala sovracomunale, utilizzando strumenti di governance multilivello e quindi strategie territoriali integrate e multiobiettivo. Quindi per ognuna delle 9 STAMI che andiamo a sviluppare avremo i cosiddetti ITI, gli Integrated Territorial Investment. Io rubo 2 minutini in più rispetto ai 10 che mi sono stati assegnati, solo per arrivare velocemente a questo. Al di là dell'approccio multifondo, quindi ogni STAMI vede questa composizione di fonti di finanziamento, vedete anche diciamo, la copertura delle politiche territoriali adottate dall'amministrazione, quindi tutta la fascia, non so se vedete il mio cursore, ma insomma tutta la fascia appenninica è coperta dalle STAMI, e dove vedete i colori più intensi sono le strategie territoriali per le aree urbane. Qui invece è forse più visibile quali sono le STAMI. Dentro questo ci sono le nostre 4 aree pilota della programmazione precedente. Ci siamo dati una struttura di governance in questa programmazione simile a quella precedente, ma a questo punto c'è proprio un gruppo di lavoro dedicato alle strategie territoriali integrate che sta lavorando peraltro in questi giorni per l'approvazione delle strategie. Volevo soffermarmi su 2 punti. Uno, il valore dell'associazionismo intercomunale. Sappiamo che è un prerequisito per le SNAI. L'amministrazione regionale, la nostra amministrazione, da tempo ha lavorato sul tema delle unioni di comuni. Noi abbiamo cercato di fare sì che, e l'esperienza un po' ce l'ha fatto vedere, che laddove abbiamo delle strategie delle SNAI, delle aree interne, dove c'è una buona corrispondenza anche con il territorio di un'unione, tutta la parte, diciamo, di lavoro con il territorio, ha avuto degli elementi di grande valore aggiunto. Intanto perché è stato più facile lavorare con il portavoce, ma soprattutto assicurare le ricadute alla scala sovracomunale. Quindi la nostra esperienza è che anche grazie all'attuazione delle SNAI siano anche aumentate le funzioni associate e ci sia stato un rafforzamento della capacità amministrativa. Il fatto che, ad esempio, nella nostra prima area pilota dell'Appennino Reggiano fosse l'Unione di Comuni anche a gestire i fondi dell'assistenza tecnica ha fatto sì che abbiano proprio rafforzato in maniera qualitativa la struttura dell'Unione, perché potesse poi gestire adeguatamente la SNAI, tant'è che noi insomma abbiamo su 4 aree pilota, 2 sono in cima alla classifica per la capacità di spesa, e una di queste è proprio l'Appennino Reggiano. Quindi, concludendo, cosa possiamo dire? Che sicuramente, come dire, riflettere bene sui presidi organizzativi a tutti i livelli della governance. Quindi non possiamo chiedere una buona organizzazione solo a livello territoriale, anche il livello, l'abbiamo sentito anche prima, poi la città metropolitana ha delegato al territorio delle Madonie, ma ci deve essere un sistema di governance alla scala adeguata. Nel nostro caso l'abbiamo fatto alla scala regionale, anche perché occorre che ci sia omogeneità nell'approccio sul territorio. Questo ci dice, e le evidenze ci sostengono un pochino in questo, che come dire, con dei buoni obiettivi di policy e costruendo una struttura organizzativa adeguata che favorisca il collegamento della governance multilivello, i risultati finali, sia nella capacità di spesa ma anche nella qualità della spesa, ci sembrano molto positivi. E con un supporto adeguato, perché non ci dimentichiamo, insomma, parliamo sempre di aree con tante fragilità, anche istituzionali, quindi piccoli comuni con poco personale, con situazioni un po' difficili, con un accompagnamento adeguato, abbiamo visto che anche in situazioni di piccoli comuni si possono vedere appunto dei grandi miglioramenti nel poter sostenere l'attuazione delle strategie. Questo l'abbiamo visto soprattutto quando, ad esempio, col PNRR sono state rese disponibili più fondi per le aree interne. Nelle nostre 4 aree pilota c'era già una capacità di costruire delle progettazioni adeguate e che
consentissero di rispondere adeguatamente. Penso al bando delle Green Community, dove le nostre aree interne hanno avuto una prestazione molto buona. Quindi io mi fermo qui e sono a disposizione per domande. Grazie. Scusate se ho sforato un pochettino. Grazie, grazie mille, dottoressa Brancalini, non c'è problema, anzi, quando un intervento è come dire, interessante e pieno di competenza, va sempre bene lo sforamento. Volevo leggere una domanda che è arrivata da Andrea Mora, che indirizzerei proprio a Clelia Fusco. Andrea Mora dice: sono state identificate le problematiche maggiori emerse nell'ultimo anello della fase di attuazione, cioè quello della scala locale operativa, Clelia? Allora, quello che posso dire dall'esperienza che abbiamo fatto, sì, noi diciamo nell'attività di monitoraggio che abbiamo realizzato, nel confrontarci con queste 27 aree che erano in fase, diciamo, di attuazione, abbiamo identificato alcuni, diciamo, dei fattori che in qualche modo hanno reso difficili o hanno semplificato i processi di attuazione. Sicuramente mi ricollego appunto a quello che hanno detto le madonie, adesso dottoressa Brancaleoni, tutto passa, diciamo, da una buona governance e quindi da una buon coordinamento da parte, diciamo, dei sindaci del territorio. Sicuramente influisce molto anche, diciamo, l'organizzazione regionale che la regione si è data e quanto supporto la regione attraverso, diciamo, proprie strutture, ma attraverso anche la rete, quindi che mette in campo con, anche tramite noi, anche altre tramite, diciamo, altre attività, diciamo, di assistenza, quanto, diciamo, incide anche rispetto alla normativa a livello regionale, quanto spinge la regione a sostenere, diciamo, certi percorsi e poi quindi anche qui probabilmente una capacità diciamo, del territorio di mettere diciamo, a frutto eventualmente delle esperienze pregresse. Poi chiaramente diciamo, poi ogni area specifica ha delle sue problematiche, ma alcune di queste cose poi le racconteremo in questo volume che a breve appunto pubblicheremo, quindi rimanderei poi delle specifiche diciamo, alla pubblicazione del volume. Grazie, grazie mille Clelia. Io prima di siamo in fase ovviamente conclusiva, abbiamo gli ultimi 5 minuti e avrei un paio di domande. La prima è per Pietro Macaluso, che chiaramente oltre ad essere presidente dell'Unione delle Madonie, è sindaco di un piccolo comune di Petralia Soprana, a cui chiederei proprio partendo dalla sua esperienza di sindaco. Il lavoro di sindaco si faceva meglio prima o è più abile, più, come dire, è facilitato con questo nuovo tipo di governance? Beh, io devo dire che è meglio ora che prima. Devo aggiungere a questo una risposta lampo quanto segue. Io ho avuto l'onore e il piacere di essere stato sin dal primo minuto e fino ad oggi il presidente dell'Unione. E quindi nella doppia veste, sicuramente rispetto anche ad altri colleghi che hanno vissuto soltanto il ruolo di sindaco e non contemporaneamente di sindaco e di presidente, posso aggiungere che onestamente il ruolo diventa molto molto più semplice, sia perché rivestendo due ruoli hai l'opportunità di conoscere le cose meglio, ma anche, faccio un attimino, mi concentro pensando soltanto a quello che poteva essere soltanto sindaco, così come lo sono tanti altri colleghi del territorio, avere un'unione dei comuni che porta avanti delle strategie, diventa ancora più semplice poter lavorare anche come sindaco di ogni singola comunità. Grazie mille, grazie a Pietro Macaluso. L'ultima domanda invece la riserverei in chiusura chiaramente a Clelia Fusco, a cui chiederei qual è in conclusione diciamo di questa, abbiamo detto che a luglio, no? Abbiamo gli ultimi mesi davanti, per cui entro luglio terminiamo con questa esperienza. Qual è il bagaglio che si porta dietro? Personalmente, qual è il bagaglio che si porta dietro invece l'istituto, un istituto come Formez che fa del supporto alle pubbliche amministrazioni uno dei suoi pilastri di attività? Sì, Domenico, allora,
Sono tante le cose perché sono stati 6 anni veramente ricchissimi e non abbiamo ancora concluso il percorso, anzi ci stiamo affacciando a un nuovo periodo e quindi ci portiamo avanti il bagaglio, ma bisogna riorganizzare tutto quello che abbiamo imparato. Che cosa diciamo abbiamo imparato? Parlo personalmente, ma parlo anche a nome dell'istituto, perché naturalmente io rappresento soltanto un gruppo di lavoro, anche di tanti colleghi interni che hanno lavorato con me al progetto e quindi penso che sia un bagaglio comune. Sicuramente l'importanza dell'ascolto, la capacità appunto di capire l'attenzione particolare, perché ogni territorio, diciamo, ha le sue peculiarità, le sue caratteristiche e le amministrazioni, seppur classificate in comuni, in piccoli comuni, hanno delle esigenze che sono molto specifiche anche a seconda delle regioni in cui si trovano, e quindi è necessario fare un modello proprio particolare. Di lavorare in maniera, diciamo, certosina. Sicuramente ci portiamo a casa il piacere di lavorare assieme, l'importanza del lavorare assieme, e mi riferisco non soltanto come gruppo di lavoro, come istituto, ma anche nelle relazioni che si sono costruite con tutte le amministrazioni, diciamo, che abbiamo incontrato. E poi lasciatemelo dire, la bellezza e la ricchezza del nostro territorio, perché abbiamo avuto modo di vedere, di incontrare persone, luoghi fantastici, e quindi questo mi porto dietro, ci portiamo dietro come bagaglio. Considerata la mole di chilometri che Clelia fa settimanalmente, possiamo tranquillamente crederle. Siamo in chiusura, noi vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento chiaramente al prossimo martedì 7 marzo, al prossimo webinar, il terzo, che avrà come tema i concorsi digitali. Vi ringraziamo e chiaramente vi invitiamo a continuare a seguirci anche sui ovviamente i nostri canali social. E vi ricordo che la registrazione di questo e i materiali di questo appuntamento di oggi saranno disponibili da domani sulla pagina eventipa.formez.it. Arrivederci a tutti. Arrivederci, grazie. Arrivederci, arrivederci a tutti. Grazie.